Nel 1915 Alfredo Giannoni depositava al Museo Civico di Novara il Preludio di Primavera di Giambattista Ciolina, già esposto alla Biennale di Venezia, il pezzo forte della collezione d'arte moderna che veniva formando. Nato nel 1862 da una famiglia della piccola borghesia novarese, Giannoni si era appassionato fin dalla prima giovinezza all'arte italiana dell'Otto e Novecento, di cui possedeva ormai una nutrita raccolta, che aveva destinato, in cuor suo, all'apertura al pubblico in una sede comunale. Per la galleria sognata dall'orefice novarese occorrevano spazi ampi e articolati, siti nel centro storico, quali potevano offrire gli antichi palazzi del Broletto, occupati allora da uffici e botteghe. Dietro le insistenze pressanti del collezionista e grazie all'intervento della Banca Popolare, parte di quel monumento architettonico veniva restaurato. E nel 1930, dopo anni di lavori, vi si inaugurava la prima galleria d'arte moderna della città. L'esposizione comprendeva alcune centinaia di oli, di disegni e acquerelli, ma anche numerose sculture di grande e piccolo formato, in bronzo e terracotta. Prevalevano i quadri di accentuato realismo, come i dipinti a sfondo sociale dell'abruzzese Francesco Paolo Michetti, fra i primi ad avvalersi del nuovo mezzo fotografico per lo studio della composizione. Altre tele segnalavano, più che il gusto artistico peculiare di Giannoni, la sua costante volontà di documentare tutte le diverse scuole regionali italiane. Nella prima fase della sua ricerca, il collezionista si era rivolto soprattutto al mercato locale, alla scuola Rossetti Valentini, in Valbigezzo, dove Carlo Giuseppe Cavalli aveva educato una schiera di artisti al denso e sapiente colorismo di fonte francese. I viaggi e i soggiorni di Cavalli a Lione e in Provenza avevano altresì favorito nella sua pittura e in quella dei suoi allievi l'abbandono di ogni accademismo nei paesaggi, vicini per luce e atmosfera a quelli dei cosiddetti pittori di Barbizon. Oltre ai Vigezzini, come il già famoso Fornara, Giannoni non trascurava per i suoi acquisti le proposte delle più importanti esposizioni nazionali del periodo.
catturò il suo interesse la vivace sensualità della scuola romana, ben espressa nella ricca tessitura cromatica della Fioraia di Enrico Lion. Anche la pennellata densa e sfatta di Antonio Mancini, ritrattista di rilievo internazionale, contribuì a inserire voci non provinciali nell'insieme della raccolta. I gusti del mecenate venivano alla luce nella predilezione per determinati soggetti. Molti erano in galleria i ritratti femminili, come un intenso e raro Segantini della prima maniera, o le eleganti figure in bronzo degli scultori novecentisti. Ai temi storici erano dedicate alcune tele di genere dei fratelli Induno, abili e fortunati illustratori di un risorgimento ancora in atto, mentre il famoso bozzetto per la battaglia di Cassala del macchiaiolo Fattori era occasione per visitare con occhio disincantato e tocco scarno e incisivo un episodio delle prime espansioni coloniali italiane. Sempre legati ad avvenimenti dell'epoca, i fogli di Eleuterio Pagliano talora proponevano schizzi dal vero eseguiti durante le battaglie garibaldine, talaltra commemoravano, sul filo del ricordo, fatti emblematici come la morte di Luciano Manara e la presa di Roma. Dopo l'inaugurazione della galleria, pensata fin dall'origine in progressivo ampliamento, Giannoni accettò spesso i consigli di due allievi toscani di Fattori, Giulio Cesare Vinzio e Plinio Nomellini. Nomellini, soprattutto, gli vendette un significativo gruppo di opere, puntuali testimonianze della sua lunga carriera di divisionista quasi scientifico,
apertosi da ultimo alla corrente simbolista. La parallela vocazione del genovese Rubaldo Merello era rintracciabile nella raccolta in alcuni disegni ricchi di allusioni letterarie. Gli echi suggestivi del movimento simbolista tornavano quindi nel casalese Leonardo Bistolfi e nel suo allievo Arturo Stagliano, due scultori particolarmente cari al collezionista novarese. Alla prima donazione si aggiunsero nel 1935 e nel 1938 altri due cospicui gruppi di opere che richiesero nuovi spazi e delicati interventi di restauro architettonico. Per essi si costruì un padiglione di raccordo fra l'Arengo e il Palazzo dei Referendari. Fu ricavato un grande salone destinato alle solenni opere di Pietro Gaudenzi, volte a ridare alle forme la solidità e pienezza dei grandi toscani del Quattrocento. Nella stessa sala, sulla parete opposta, trovò anche un'adeguata collocazione l'imponente cavalcata di soldati nel bosco di Giovanni Fattori. Eseguita intorno al 1900 per il Circolo Artistico Fiorentino, l'opera si presenta come una complessa sintesi delle ricerche spaziali e compositive sviluppate dall'artista lungo tutto l'arco della sua vita. Un ambiente intero di questa ala più recente accoglieva le tempere e gli acquarelli di Lorenzo Viani, segni di amaro e agro sapore espressionista, che dovevano sembrare incongruenti rispetto al più tradizionale e accattivante percorso di visita. Le nuove acquisizioni e l'allestimento di altre 5 sale, la Galleria Giannoni era in grado di mostrare al pubblico circa 900 documenti figurativi dell'arte italiana dal Romanticismo al primo Novecento e si avvicinava meritatamente all'ideale di compiutezza che aveva sorretto per lunghi anni l'impegno di Alfredo Giannoni.